progettata con persone assieme che aspiri aria dall'ambiente, pressione non varia, temperatura 288 gradi, aria che riterremo gas perfetto, CVP costante 1005 joule su chilogrammo Kelvin, K, rapporto tra i valori specifici a pressione a volume costante pari ad 1,4. Viene richiesto che la nostra macchina abbia un rapporto di compressione beta pari a 10, quindi pressione di mandata su pressione di aspirazione pari a 10, elaborando una portata che alla mandata sia 100 kg al secondo, quindi piuttosto alta. In realtà dobbiamo prevedere una serie di perdite, dobbiamo prevedere che la nostra macchina potrebbe avere una serie di spillamenti, per cui in realtà la portata alla mandata potrebbe essere sensibilmente più bassa di quella all'aspirazione. In questo senso ipotizzeremo di effettuare un progetto per cui la portata richiesta all'aspirazione sia circa un pochino più alta, dell'11% più alta di quella di mandata, e sia pari a 111 kg al secondo. Quindi ci indirizziamo a realizzare su una macchina di questo genere, qui rappresentata sulla slide, in cui avremo una presa che dopo l'opportuna filtrazione l'aria rilevata dall'ambiente viene convogliata all'ingresso del primo stadio e poi inizia la fase di compressione. In realtà la nostra architettura supporremo la presenza, anzi nel nostro progetto metteremo delle pale delle IGV all'ingresso della macchina, quindi inizialmente il flusso sarà orientato secondo un certo angolo alfa con 1 da quelle che sono delle palette direttrici, che poi in secondo ordine faremo anche calettabili in maniera che ci aiutino a regolare la portata del compressore in esercizio. Vedremo quasi sicuramente beta uguale 10, dovremmo fare un compressore multistadio perché lo stadio di un compressore assiale non ce la fa a meno di compressione 10. Faremo degli stadi normali e ripetuti come abbiamo visto a lezione. L'altezza di pala sarà tale da dover considerare lo svergolamento delle pale e procederemo secondo l'ipotesi dell'equilibrio radiale, in particolare ipotizzando uno svergolamento a vortice libero come abbiamo visto poco. Poi partiamo proprio dai calcoli preliminari, queste sono le nostre specifiche. Assumiamo che per semplicità io rappresento il punto A di inizio compressione sull'isobara della pressione ambiente, prendiamo man mano a ingrandire quali particolari, un punto M di fine compressione lungo l'isobara di mandata, in realtà A e M vanno intesi come stadi di ristagno, sappiamo che questa compressione in realtà avverrà in vari stadi, assumiamo un gradimento politropico, meglio, relativo alla nostra curva di compressione pari a 0,9, cosa che abbiamo visto ammissibile per quanto riguarda i compressori assiali. Sappiamo che il rendimento politropico è n su n-1 per K-1 su K, dove K ovviamente è il CP su CV, N è l'esponente della politropica equivalente
alla trasformazione che il fluido subisce passando da A ad M. Quindi, avendo imposto un valore del rendimento politrofico, possiamo ricavarci quella che è l'esponente della politrofica di R. In particolare, N-1 su N sarà pari a K-1 su K su ancora rendimento politrofico di compressione. Facciamoci questo conto preliminare: 0,317 da cui l'esponente N della politrofica equivalente risulta pari a 1,465 maggiore del K relativo alla trasformazione semplice. Stimata, assumendo ripeto, un rendimento globale per la nostra compressione politrofico pari al 90%, T con M viene pari a 598 Kelvin. Questo ci permette di stimare subito il lavoro totale richiesto per la compressione, LC pari calore specifico, temperatura stimata alla mandata meno temperatura stimata, temperatura all'aspirazione. Impostiamo i nostri calcoli di progetto. Stati ripetuti, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, supporremo la componente mediana della velocità costante, quindi C1M pari a C2M.
a che fare con una macchina multistadio. Inizialmente il flusso, io per il momento la schematizzo in maniera assolutamente semplificata, tamburo e cassa assolutamente cilindriche. Il flusso incontrerà prima delle palettature direttrici, le cosiddette G1, che ci serviranno ad avere in ingresso il punto di progetto un certo angolo alfa con 1. Dopodiché, effettivamente, interagirà con il primo stadio della macchina, quindi parte rotoria, parte statica. Per me sarà zero l'ingresso alle palettature direttrici, G1, 1 condizione del fluido tra le GV e il rotore del primo stadio, 2 anulus tra il rotore e lo statore del primo stadio, 3 sarà lo scarico del primo stadio, uscita dallo statore, ingresso allo stadio successivo. Noi focalizzeremo l'attenzione su questa sezione, quindi sul primo stadio della macchina e sulle 42 punti. Vediamo in realtà che il compressore, il suo scopo è quello di comprimere il fluido, anche di farne aumentare la pressione, abbiamo a che fare con un fluido comprimibile, la densità varierà. Quindi se ragioneremo a componente mediana della velocità costante, la densità aumenta man mano che il fluido avanza assialmente nel compressore, in realtà le sezioni di passaggio dovranno diminuire. Le pale non rimarranno poi all'altezza costante. Ma come esemplificato qui, per l'appunto le sezioni di passaggio andranno a diminuire, l'altezza di pala andrà a diminuire man mano che il fluido verrà compresso. Quindi, stadio ripetuto, componente meridiana della velocità costante, soprattutto i primi stati l'altezza di pala sarà tale che dovremo procedere allo svergolamento delle pale, quindi procederemo secondo l'ipotesi dell'equilibrio radiale, imporremo uno svergolamento a vortice libero, per cui C con un ohmo in funzione del raggio sarà pari a una certa costante 1 fratto il raggio. Similmente C2U in funzione del raggio sarà pari a K2 su R. Questo ci porta appunto che l'equilibrio radiale è soddisfatto, quindi la componente radiale delle velocità è nulla negli annulus. Da quello che abbiamo visto prima, la componente meridiana dovrà essere costante. Abbiamo visto prima che l'ipotesi di equilibrio radiale con svergolamento a vortice libero comporta che la componente assiale della velocità in 1, in 2, in 3 sarà costante. La derivata è nulla. E in più che il lavoro di palettatura lungo il raggio, il lavoro di palettatura scambiato non varia lungo il raggio. Ora qui dovremmo procedere al disegno delle sezioni meridiane tenendo conto appunto che le linee di corrente in realtà tendono a spostarsi quando attraversano le palettature, quindi se ragioniamo seguendo una linea di corrente, un elemento di fluido entra nella palettatura rotorica a un certo raggio, ma in realtà non uscirà lo stesso raggio dalla palettatura rotorica. Lo stesso per quanto accade alla palettatura statorica. Nelle palettature rotoriche le velocità assolute tendono ad aumentare, quindi la componente periferica tende ad aumentare, come abbiamo visto prima. E in ricorrente, nel caso dei flussi comprimibili, tendono in realtà a deviare verso l'alto. Il contrario accade nelle palettature statoriche. Quindi ragionando su dei tubi di flusso, ragionando su una linea di corrente,
noi in realtà dovremmo tener conto di ciò nell'andare a scrivere le nostre equazioni, in particolare il lavoro di valutatura e così via. Dovremmo individuare dei dubbi di flusso in cui effettivamente entra un elementino di fluido e esce un elementino. In realtà faremo un'approssimazione, trascureremo questo fatto e ragioneremo per il momento anche il fatto che l'altezza della pala cambia perché varia la densità tra 0, 1, 2 e 3. In realtà ragioneremo per falde cilindriche seguendo quello che accade a quello che per il momento chiamiamo un diametro interno di con I che individuerà per noi la base delle nostre valutazioni, in particolare riferimento al motore. Quello che accade al diametro medio di con M, a mezza altezza della palla rotorica, e quello che accade al diametro esterno. Questo è il nuovo quadro storico. Quindi ragioneremo al diametro interno, al diametro di mezzeria e al diametro esterno. Ci rifacciamo i nostri soliti diagrammi dimensionali, le tabelle, insomma, ci danno indicazioni su quelli che sono i fattori di forma migliori o migliori o quelli che sono i fattori di forma usualmente utilizzati nelle nostre macchine. Facciamo riferimento come fattore di forma al rapporto chi, diametro interno su diametro esterno. Stiamo parlando di un compressore industriale, all'interno di quel range io ho scelto un valore pari a 0,7. Altro fattore di forma, l'aspect ratio o l'allungamento della pala, io ho scelto un valore pari a 1,8. Rapporto tra lunghezza della pala e corda. Dopodiché, ci ricordiamo di quello che abbiamo visto secondo l'approccio semplificato del Vavra. Secondo l'approccio semplificato del Vavra, il massimo del rendimento ce lo possiamo aspettare allo stadio di un compressore assiale quando il grado di reazione cinematico vale 0,5 e il coefficiente di flusso vale anch'esso 0,5. Fissiamo questi due valori, li fissiamo in realtà alla mezzeria, al diametro medio della palla, perché per quello che abbiamo detto prima, se vogliamo a vortice libero, il grado di reazione cinematico cambierà lungo l'altezza della palla. Quindi noi lo fissiamo alla linea di corrente relativa alla mezzeria. Coefficiente di lavoro dimensionale o coefficiente di carico tra 0,1 e 0,4 alla mezzeria. Assumiamo un primo valore che in realtà sono un valore di tentativo. Coefficiente di lavoro adimensionale, dimensionalizzato, quindi lavoro di palettatura
su velocità periferica al quadrato relativa alla mezzerina pari a 0,25. Il coefficiente di flusso, ce lo ricordiamo, componente meridiana della velocità. Qui non dobbiamo indicare se quale raggio a quale diametro è relativa, perché la C/m è costante con quel raggio. Qualsiasi se ci mettiamo al diametro interno, sia all'esterno sia alla mezzeria, abbiamo sempre la stessa C/m. Dobbiamo però indicare che è relativa alla mezzeria della pala, quindi fratto la velocità periferica calcolata in mezzeria deve essere pari a 0,5. Abbiamo qualche piccola relazione che ci sarà utile nel proseguo dei conti. Allora, relazioni tra i diametri, abbiamo detto il diametro interno sul diametro esterno è pari al rapporto di Fermat-Kieny, che abbiamo fissato 0,7. Il diametro medio è diametro interno più diametro esterno fratto 2, ossia mettiamo in evidenza il diametro esterno. Dico ni su dico ni più 1 fratto 2, ossia il diametro di mezzeria rapportato al diametro esterno è pari al rapporto di Fermat-Kieny più 1 fratto 2. Dm su di con E è pari a 0,85. Dovrebbe esserci utile nel proseguo. Calcoliamoci anche il rapporto di con M su di con E. Banalmente il rapporto tra questa relazione e questa, D e D si semplificano, Dm su D con I viene pari a chi più 1 fratto 2 volte chi. Ossia 1,214. Quindi me ne riscrivo un attimo. Quella che ci interessa di m su di con e t più 1 fratto 2 pari a 0,85. Abbiamo a che fare con un compressore industriale, cui siamo abbastanza liberi su quella che è la velocità di rotazione, non abbiamo vincoli che magari questo compressore in realtà serve a muovere una turbina a gas, in quel caso avremmo invece un vincolo sul regime di rotazione.
siccome abbiamo questa libertà, cerchiamo di sfruttare al massimo quelle che sono le potenzialità dei materiali con cui realizzeremo il compressore. Per un compressore multistadio, supponiamo di utilizzare normali leghe metalliche, ipotizziamo una velocità periferica limite 350 metri al secondo, all'incirca in linea con i dati che vi ho dato durante la lezione, di quelle che sono le velocità periferiche massime sopportabili da questo tipo di macchine. Quindi supponiamo che per i materiali che andremo a utilizzare di poter spingere i nostri stati fino ad avere una velocità periferica di trascinamento massima pari a 350 metri al secondo. Ovviamente il massimo della velocità, stiamo parlando della pala rotonda, ce l'abbiamo all'apice della pala stessa. Quindi in realtà con questa posizione stiamo fissando il valore al diametro esterno, che indicheremo con U con E. Pari ovviamente ad omega, velocità di rotazione della macchina, per il diametro esterno della nostra girante del primo stadio fratto 2. La mezzeria è omega fratto diametro alla mezzeria fratto 2. UN fratto UE, velocità periferica alla mezzeria fatto velocità periferica all'apice della pala, ovviamente è pari a D con M fratto D con E. Quindi alla mezzeria avremo una velocità U pari più 1 fratto 2 per U con E, pari a metri al secondo. In maniera simile alla base, al diametro interno, U con I sarà il parametro di forma chi, rapporto tra il diametro interno e il diametro esterno, per la velocità all'apice, ossia (coughs) 245 metri al secondo. Ora ci siamo ricavato quello che è il valore della velocità alla mezzeria. Abbiamo detto ipotizziamo un coefficiente di lavoro alla mezzeria 0,25, possiamo stimare a questo punto un lavoro di palettatura scambiato alla mezzeria. LP, lavoro di palettatura, pari al coefficiente di lavoro adimensionalizzato, il lavoro adimensionale per UM al quadrato, ossia pari a 22.127
joule su chilogrammo, considerando un valore di 0,25. Ci siamo calcolati prima quello che è il lavoro totale necessario alla compressione. Se ogni stadio realizza lo stesso coefficiente di lavoro dimensionalizzato e scambia lo stesso lavoro di valentatura, possiamo calcolarci il numero di stati come lavoro di compressione totale fatto l'LP che ci siamo appena calcolati, otteniamo 14,1. Ovviamente il numero di stati deve essere intero, quindi fissiamo numero di stati 14, questo punto preliminare che stiamo facendo, ogni stadio è capace di scambiare lo stesso lavoro di palettatura, che dovrà essere pari a 22.269 già su chilogrammo, il che significa che rispetto alla velocità, alla mizzeria che ci siamo calcolati prima, il coefficiente di lavoro dimensionale vale pochino di più, 0,252. Ricordiamoci che questo lavoro di palettatura per l'ipotesi che stiamo facendo non vale un punteggio, è lo stesso al diametro interno, alla mezzeria e all'apice. Possiamo calcolarci il valore della componente meridiana. Lungo l'altezza della pala, abbiamo imposto il coefficiente di flusso alla mizzeria, sappiamo quanto vale la velocità di trascinamento alla mizzeria, ce la siamo calcolata prima, otteniamo che componente meridiana della velocità è pari a 149 metri al secondo diametro interno, al diametro di mezzeria e al diametro esterno. Possiamo anche calcolarci a questo punto quanto vale il coefficiente di lavoro al diametro esterno e quanto vale il coefficiente di flusso al diametro esterno. La 182 e 0,425. Lo stesso possiamo farlo al diametro interno. E al
piano interno in realtà avremo un lavoro dimensionale e dimensionalizzato e un coefficiente di flusso più alti di quelli che abbiamo alla mezzeria, viceversa all'apice ce l'avremo più bassi. Allora, abbiamo detto che utilizziamo degli stati ripetuti e normali. Supponiamo U con 1 uguale a U con 2, ingresso e uscita motore. L'altezza degli angoli delle velocità è costante, è pari a C con M. Abbiamo definito la C infinito e la W infinito come medie tra la velocità C W1, W2 e la velocità C con 1, C con 2. La W infinito U è pari ad R per la velocità U, la C infinito U è pari ad 1 meno R per U. Per definizione, se volete la relazione di Eulero, il coefficiente di lavoro dimensionalizzato è LP su al quadrato, riteniamo U costante, quindi U per la variazione delta C con U su al quadrato, ossia delta C con U su U, tenendo conto che delta C con U, la variazione della componente periferica della velocità assoluta, è pari alla variazione della componente periferica della velocità relativa. Questo è
coefficiente di lavoro per la velocità 1. Questa è coefficiente di lavoro per la velocità 1. La componente meridiana, la definizione del coefficiente di flusso è T per 1. Abbiamo già visto a lezione come in realtà il triangolo delle velocità sia definito dai tre parametri dimensionali L, Psi e Fi per quanto riguarda la forma. Se abbiamo U possiamo risolvere il triangolo delle velocità. Infatti, richiamiamo le relazioni che già abbiamo visto. Abbiamo, ad esempio, la componente periferica della W1, la W1. Sarà pari ad R per 1 meno Psi fratto 2 per 1, quindi R meno Psi mezzi per 1. Qui ho invertito i pedici, perdonatemi, ricordo che a voce ho detto una cosa che non ho fatto. Perché ovviamente la W2, la velocità relativa deve diminuire, quindi la W2 deve essere minore della W1, e difatti se non si chiudeva il triangolo delle velocità sulla C1 e la C2, quindi questa la W2U in realtà deve essere più piccola della W1. Che è R per U più Psi mezzi per U la velocità assoluta cresce. C1U, componente periferica della C infinito, quindi 1 meno R per U, meno, ancora una volta, Psi mezzi per U, quindi pari a 1 meno R meno Psi mezzi. C2U è 1 meno R più Psi mezzi per 1. Io per il momento continuo a annotare gli angoli secondo la nostra solita convenzione, quindi questo è alfa 1, questo è alfa 2, questo è beta 2 e questo è beta 1 rispetto alla, quindi alla direzione periferica. Beh, la tangente di beta 1 è pari all'altezza del triangolo delle velocità fratto la componente periferica. Tangente di beta 1 è C con M fratto la componente periferica W1, ossia coefficiente di flusso per velocità periferica fratto R più Psi mezzi
ovviamente U e U si semplificano, i parametri dimensionali ci fissano la forma e il triangolo delle velocità, quindi il rapporto tra il coefficiente di flusso R più coefficiente di lavoro fatto. Continuiamo sopra. La tangente di beta 2 è C con R fratto W2U, ossia coefficiente di flusso fratto R meno psi mezzi, tangente di alfa con 1 misurato rispetto alla direzione periferica è C con M fratto C con 1, quindi coefficiente di flusso fratto 1 meno grado di reazione cinematico meno sì, coefficiente di lavoro fratto 2, tangente di alfa con 2 pari C con M fratto C2U, coefficiente di flusso fratto 1 meno R più coefficiente di lavoro fratto 2. Poi in realtà qui ci abbiamo incascato tutte quante le relazioni che sono valide, abbiamo già visto la lezione, per uno stadio ripetuto e normale in realtà, qualunque sia il valore di R, di psi e di φ. Noi queste relazioni in realtà possiamo già utilizzarle per risolvere il triangolo delle velocità alla mezzeria, perché alla mezzeria abbiamo il grado di reazione cinematico che l'abbiamo fissato, abbiamo il coefficiente di flusso G con M che l'abbiamo fissato, 0,5 in base ai risultati degli studi del VAR, quindi miriamo ad avere il massimo dell'efficienza polidrochica. Abbiamo il coefficiente di lavoro 0,252 e abbiamo anche il valore della U che ci siamo ricavati tramite, avendo fissato il valore, un valore limite per questa, per la velocità di trascinamento, e avendo fissato il fattore informe, il rapporto tra diametro esterno e diametro interno, da lì a catena è disceso anche il rapporto tra le varie velocità di trascinamento. Quindi in realtà basta magari su un foglio Excel andare a sostituire R ad R0,5, a psi 0,252, ad U il valore che ci avevamo ricavato in precedenza che era 297,5, possiamo calcolarci i vari componenti delle velocità sia relative che assolute, possiamo ricavarci anche il valore degli angoli beta 1, beta 2, alfa con 1 e alfa con 2. La C con M in realtà ce l'avevamo ricavata e quindi di fatti abbiamo già risolto il triangolo delle velocità all'ingresso e all'uscita del rotore del primo stadio. Come al solito, arrivare al triangolo delle velocità è sempre abbastanza veloce. Il problema di cui a questo punto ci occupiamo direttamente la settimana prossima, no, domani, scusate, ci occupiamo domani, dobbiamo risolvere i triangoli delle velocità all'apice e alla base, il che possiamo utilizzare le stesse identiche relazioni parametriche, abbiamo quasi tutto tranne una cosa, ci manca il grado di reazione cinematica, perché la mezzeria l'abbiamo imposto noi a 0,5, ma svergolando al vortice libero questo cambia lungo l'altezza della pala, quindi dovremo calcolarci domani innanzitutto quanto vale il grado di reazione cinematico alla base e all'apice,
Dopodiché, utilizzando le stesse identiche relazioni, risolveremo i triangoli delle velocità. E avremo di fatti risolto, come vedremo domani, anche quella che è la termodinamica del primo stato, nel momento che abbiamo i triangoli delle velocità da noi desiderati, ovviamente, in fase di progetto, in 1 e in 2. Poi la cosa più complicata, come al solito, sarà passare dai triangoli delle velocità agli angoli costruttivi delle pali, che ci permettono di avere l'incidenza ottimale rispetto ai nostri flussi e laggiù, e effettivamente poi gli angoli di uscita corretti secondo quello che stiamo progettando oggi. Bene, per oggi ci fermiamo qui, abbiamo fatto abbastanza.